Anticipazioni e spoiler: Terra Amara, finalmente il Mars riuscirà ad abbracciare la sua Zuleila, i due si rincontreranno. Tutto inizierà quando Demir condividerà per un certo periodo la cella con il suo eterno rivale, visto che quest'ultimo verrà arrestato per aver sparato per errore a Fekeli. I due uomini si renderanno protagonisti di una violenta rissa che sarà poi fermata dalle guardie in carcere. Alla fine i due contendenti saranno messi in cella di isolamento. Poco tempo dopo però il Mars verrà scagionato da questa accusa di aver ferito il suo padrino, nonostante il disappunto del pubblico ministero. Demir invece rimarrà rinchiuso in carcere in attesa di altre indagini, pertanto l'ex meccanico approfitterà di questa situazione per cercare un incontro con Zuleila, consapevole però che potrebbe portare alla fine delle sue nozze con Mujen. Come vi abbiamo già anticipato, il Mars avrà in possesso un pezzo di lettera scritto da Zuleila dove gli confiderà tutta la verità, cioè che è stata costretta a sposare Demir, e per questo motivo avrà intenzione di incontrare la sua ex fidanzata ad ogni costo, tanto da voler prendere domicilio nell'abitazione in attesa di ristrutturazione di Shermin, visto che era stato data alle fiamme da Demir. Non contento però, l'ex meccanico utilizzerà Gulten per avere un dialogo con Zuleila, visto che Unkar userà ogni mezzo per non fargli rincontrare. Ma finalmente Gulten riuscirà ad aiutare Zuleila, come vediamo in questa immagine, e finalmente si può incontrare con il Mars. Per la prima volta i due ex innamorati riusciranno a vedersi finalmente, se qualcosa di inaspettato non mandasse nuovamente tutto per aria. Demir infatti compierà un gesto folle per uscire di galera dopo essere stato condannato alla pena capitale. Il ricco imprenditore infatti si pugnalerà per poi evadere dal carcere. Lì troverà la sua follia, scusatemi, lo porterà ad arrivare da Zuleila, dove lo vedrà in compagnia del suo rivale, ossia di Yilmaz. Cosa accadrà lo scopriremo nelle prossime puntate. Tu continua a seguirmi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima.